Vai. Stefano, vai tu, vado io, uguale. Vabbè, provo ad andare io. Modena che comincia a farsi vedere a fine dei primi minuti. Il Bologna cerca di fare la partita, ma il Modena difende molto alto e riesce a ottenere dei buoni risultati. Subito con Pasquato, che sul calcio di punizione impegna Lupatelli, che si salva allontanando la minaccia. Poi c'è una conclusione di Manzanari col pallone che scende. Questa volta è molto bravo Lupatelli con le mani a rinviare. Poi si fa vedere il Bologna, Sabrina. Sì, dalla sinistra arriva il traversone, Ramirez mette giù. Prova la conclusione, respinge Guardalben. Ancora una punizione per il Bologna, Ramirez, pallone che viene alzato a campanile, Ramirez ancora lì, qualche tocco, poi Siligardi entra in area di rigore, cerca il fondo, il traversone e qui arriva Gimenez che colpisce la traversa, pallone però che esce, libera poi l'area il Modena. Ancora Bologna, Perez fa partire l'azione, Gimenez insegue, prova la conclusione in porta, tiro parato facilmente ancora da Guardalben. Buon momento del Bologna, si sveglia però il Modena che riesce a dare più densità alla propria azione offensiva. In una di queste Pasquato calcia da punizione, da angolo, scusate, arriva Tamburini che salta, coperto da Ciani, non lo vede Lupatelli del gol che apre le danze. Lo ha perso Mutarelli. Mutarelli si stava guardando. 1-0, praticamente Ciani gli fa quasi un blocco, anche se lecito, Lupatelli resta così di sasso del gol che apre, ripeto, le danze sul, al 31esimo minuto. Perez e poi Mutarelli subito di prima intenzione per Gimenez che arriva in area di rigore, perfetto assist per Meggiorini che come vedete aspetta un po' troppo, cerca di girarsi prima di concludere a rete e quindi permette a Diagurà la chiusura su di lui, avesse colpito subito il pallone, aveva la porta spalancata. Squadre che si equivalgono negli spogliatoi con il Modena che riesce a segnare, avere un pochino più di precisione in più in zona di gol. Aspettiamo adesso le immagini del secondo tempo dove si vedranno diversi cambi nelle file del Bologna, ricordiamo subito l'ingresso di Di Vaio per Meggiorini, poi Paponi per Siligardi e quindi Radovanovic per Mutarelli, ancora un pallone messo in mezzo, Mutarelli tocca il pallone per Siligardi, Siligardi fa la finta, entra in area, prova la conclusione, il pallone esce di poco, ancora il Bologna, l'apertura di Ramirez, di Menez. Sul lato di sinistra mette giù a Diagurà di fronte, preferisce allora mettere il pallone esterno per Ramirez. Ramirez l'1-2 con Siligardi, lo stop di petto, pallonetto e gol, bellissima la manovra del Bologna, gol di destro che non è il suo piede. Ma il Modena non sta a guardare, lungo lancio di Carini, spizza questa volta bene Ciani, serve un pallone d'oro per Mazzarani che supera di prima intenzione di destro. Il portiere in uscita, gol spettacolare che rende il, così, la pariglia al gol di Ramirez. Qui Ciani ha fatto una bella cosa, eh? Sì, l'unica cosa bella Siligardi, che ha fatto Siligardi, il tiro parato a terra da Guardalben. Ancora Ciani che si libera dagli altri avversari, prova sul primo pallo, il suo tiro però è debole, arriva Lupatelli. Dagli sviluppi ecco di un calcio di punizione, Paponi prova il tiro, c'è la deviazione della barriera, pallone che finisce sui piedi di Radovanovic che non sbaglia, è entrato da 2 minuti e subito l'autore del gol e poi vedete ancora Radovanovic dalla distanza, non trattiene Guardalben, Paponi ha l'occasione ma non la butta dentro. Ancora a Bologna, Moras, la lunga discesa di Moras, segue l'azione Ramirez, guardate Moras, gli serve il pallone dal quasi limite dell'area, non sbaglia e lo mette alla sinistra di Guardalben, questa volta col suo piede, il sinistro del gol del 3-2 al 43esimo. Radovanovic era tenuto in gioco da terra.